Questa mattina la Commissione Sport è stata convocata d'urgenza per discutere della situazione relativa all'emergenza del Pala Vesuvio, la struttura di Ponticelli che è stata chiusa nei giorni scorsi in seguito ad una ispezione dell'azienda sanitaria locale. Alla riunione di oggi hanno partecipato anche le associazioni sportive interessate che operano nelle palestre di Via Argine. Ma sentiamo nel merito l'assessore al ramo per gli sviluppi delle ultime ore. Siamo in questa situazione ormai di emergenza da giovedì sera, quando un controllo dell'ASL, un'ispezione dell'ASL, ha ravveduto motivi insomma di non praticabilità dell'impianto sportivo Pala Vesuvio. Quindi ci siamo immediatamente attivati per avviare alcune linee di controllo, tra cui insomma anche quello di informare il CONI di questa situazione abbastanza problematica. Mercoledì saremo al CONI e venerdì, dopo l'annunciata convocazione del tavolo interistituzionale, che ha lo scopo appunto di analizzare tutte le criticità che in questo momento vivono gli impianti sportivi napoletani e soprattutto la richiesta agli enti di controllo, soprattutto quelli legati alla sicurezza degli impianti, possano darci un tempo per poter gestire questa fase emergenziale. Così come lo è quella del Pala Vesuvio, al quale dietro un controllo dell'ASL l'impianto viene chiuso per mancanza di alcuni requisiti igienico-sanitari legati soprattutto alla parte dell'impiantistica leggera. Per cui abbiamo anche immediatamente lì attivato le nostre ispezioni. Domani saremo all'ASL, lo abbiamo annunciato oggi in commissione che si è riunita in via del tutto eccezionale, perché dobbiamo comunque dar riscontro alle numerose associazioni sportive che praticano sport in una zona molto difficile della città di Napoli e che assolutamente non vogliamo far interrompere questa attività. Abbiamo chiesto anche la disponibilità da alcune scuole presenti in zona, che hanno dato immediatamente disponibilità, quindi domani incontreremo anche alcuni presidi e cercheremo insomma di essere immediatamente d'aiuto per non interrompere l'attività sportiva.